Venditalia 2024 continua, siamo allo stand di DDS SRL, la creatrice della macchina per le cialde più venduta in Italia, la Frog, e siamo in compagnia di Fulvio Di Santo, il direttore commerciale dell'azienda. Ciao Fulvio e bentornato. Ciao Fabio, sei proprio una presenza certa in tutti gli eventi fieristici. E ovviamente colgo l'occasione per salutare tutti gli affezionati della tua emittente, testata giornalistica e di tutti i clienti che abbiamo, per fortuna tanti, in tutto lo stivale, in tutta l'Italia. Possiamo dire tranquillamente che oltre 24 anni fa è nata questa Frog e piano piano tu hai provato a proporla a un gestore, poi a un altro e poi ancora a un altro e infine è diventata davvero la macchina più utilizzata in Italia per le cialde. Allora, la Frog nasce 18 anni fa. Nel 2006 ci fu la prima apparizione, ovviamente fu una macchina che destò molta curiosità ma anche molto scetticismo perché aveva forme strane, c'era la plastica, mi ricordo il gruppo in alluminio quando il gruppo in ottone era quello che regnava, che dava certezze, garanzie e quant'altro. Aveva qualche piccolo difetto come ogni progetto nuovo, però aveva un punto forte, proprio l'estrazione, ancor più una performance sul primo caffè che nessun'altra macchina aveva e devo dire la verità, oggi detiene ancora questa sua caratteristica. Ovviamente poi si apriva anche un mercato che non era soltanto OCS, uffici, aziende, ma anche un po' casa, e forse la Frog è stata la macchina che per design, per alcuni concept, vedi la bottiglia, il leveraggio, la facilità di manutenzione o di pulizia da parte dell'utilizzatore, quegli elementi che hanno fatto sì che spiccasse il volo e poi noi a sua volta siamo stati attenti a perfezionare, a migliorare quelle piccole imperfezioni e poi abbiamo dato anche questa gamma di colori che ha cercato di, che soddisfa ogni stranezza, ogni esigenza di colore, è stato sicuramente un punto forte. Ovviamente poi abbiamo anche voluto ridimensionarla nelle dimensioni, tenendo sempre ben chiara l'aspetto unico, originale, però con dei miglioramenti tecnici davvero molto molto importanti. E nonostante tutto la Baby Frog è una macchina che ha qualche anno avanti in termini di tecnologia e quant'altro, la Frog riesce sempre a detenere la prima scena di questo mercato. Io ho detto poco fa 24 anni fa perché in realtà io e te ci siamo conosciuti un po', addirittura un po' prima, e era nato in te questo desiderio di inventare questa macchina, per la verità estremamente innovativa, ma basandosi su concetti semplicissimi, concetti che hanno fatto ottenere a questa macchina il suo grandissimo successo di pubblico e di gradimento da parte degli addetti ai lavori. Allora, devo dire una cosa, io sono, se mi devo prendere un merito, sono colui che ha fatto veramente centinaia di migliaia di chilometri in tutta l'Italia, direi anche in Europa, nel proporre il prodotto, nel metterci l'enfasi, mettendoci determinazione e alcune volte anche tanta incoscienza. Chi invece ha avuto l'intuito di uscire fuori da un classico che allora c'era, senza fare nomi di alcune aziende storiche, è stato la persona, il mio socio che è qua a fianco a me, Massimo Renda, il quale ha avuto l'idea di dare una forma particolare, però lui veniva da un'esperienza da gestore, l'esperienza da gestore non a livello manageriale, ma da uno che ci metteva le mani, che sistemava le macchine, creava dei miglioramenti, e ha fatto sì che questa macchina potesse avere una rivoluzione netta, semplice e molto facilmente percepibile. Perciò il merito dell'invenzione e dei vari prosegui di miglioramento di tutto il parco macchine sono merito suo. Io
dico sempre che se mai dovessi smontare una Frog e rimontarla, forse non sono capace, non sono un tecnico. Lui o loro, coi progettisti, mi chiamano quando c'è da dare un design per condividere la parte commerciale del prodotto, ma tutta l'evoluzione, la parte tecnica, è merito suo sicuramente. E allora facciamola questa presentazione oggi. Oggi non ti presento con il ruolo di presidente di Caffè Borbone, oggi ti presento come socio della DDS. Buongiorno Massimo Renda. Ciao Fabio, buongiorno a tutti. Voglio dire, siamo oramai veterani di questo circuito, un po' ci conosciamo tutti quanti, quindi che tu mi presenti come presidente di Caffè Borbone o come socio di DDS, voglio dire, sono robe un po' risapute. Devo dire che state facendo dei discorsi di Amarcord, cioè stiamo tornando indietro a 20 e più anni fa, bellissimo, la storia che ci ha accompagnato un po' a tutti. Mi permetto di aggiungere che la Frog aveva un concetto molto facile. Oggi è una macchina, oggi il mercato del monodose è declinato tantissimo nel consumo domestico. All'inizio era un consumo destinato agli uffici, a quello che si chiama tecnicamente OCS, e aveva delle idee chiarissime. Innanzitutto il primo caffè doveva essere perfetto, perché all'epoca non si viveva della vendita della macchina, ma si viveva del consumo di caffè. Quindi per invogliare, per facilitare questo consumo, ogni caffè erogato doveva essere perfetto. E la Frog nasce fondamentalmente da questo paradigma, da questo concetto. Il fatto che doveva essere longeva, perché sennò il gestore, se doveva tornare, aveva problemi logistici, poi quando la macchina non andava bene, se ti ricordi all'epoca, anche tu hai avuto qualche storia, la prima cosa era il caffè che non era buono, magari invece era la macchina che aveva un problema. Quindi per aiutare il gestore fu, da un gestore che ero io all'epoca, ero un gestore di piccolo cabotaggio, fu immaginata una macchina che potesse risolvere delle lacune facili, ma che di fatto accelerava il giro di affari. È andata bene, è stata coraggiosa, è stata una scelta molto forte. Devo dire che il mio socio che ha appena parlato continua a fare la battuta che la prima volta che l'ha vista era, la riteneva talmente brutta che diceva che la notte non è riuscito a dormire. Glielo faccio io l'assist, ma è così. Però poi, come ogni cosa coraggiosa, via via ci mette tempo a conquistare le persone, ma poi lascia un segno indelebile. Oggi la Frog è ancora una macchina molto molto venduta, che sul mercato, anche da noi stessi, non è stata superata sotto certi aspetti, anche se la Baby Frog, che è la sua naturale evoluzione, ha affrontato le ultime criticità della Frog. E innanzitutto lo sforzo che ci vuole con la Frog per chiudere il gruppo è il fatto che se lasci la cialda sotto, come tutte le macchine a cialde, tende a incollarsi la cialda, qualche volta fai un disastro per toglierla. Questa con la Baby Frog è una cosa completamente superata. La leva si chiude con un dito, la macchina è piccolina, ha comunque un serbatoio importante da 2 litri per contenere acqua, per non stare a ricaricarlo in continuazione, e in ogni caso la cialda non si incolla in nessun caso, non c'è possibilità di farla strappare togliendola via, che sia calda, che sia fredda, che la cialda sia da un giorno o da una settimana. E questo, tra le altre cose, aumenta anche la longevità di alcune parti meccaniche, però non vi voglio tediare con tutto questo. Il discorso è uno, sia Caffè Borbone in quanto presidente, sia DDS in quanto socio e un po' progettista, anima tecnica di questa azienda qui, entrambe le aziende sono molto 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 convinte della longevità del sistema cialda. La DDS ha il dovere di continuare a sviluppare macchine e lo sta facendo, ha avuto un'accelerazione molto importante sotto questo profilo negli ultimi mesi. Non siamo riusciti per la fiera, quindi non vogliamo anticipare, ma vedrete cose bellissime uscire fuori e più complete, che vadano oltre il solo caffè. La stessa cosa, Caffè Borbone continua ad essere il principale produttore di cialde in Italia e anche decisamente oltre i confini italiani, e la simbiosi delle due aziende dal punto di vista tecnico fondamentalmente continua ad esprimersi attraverso la mia persona. DDS, per quanto mi riguarda, il mio credo personale, è un'azienda che è destinata a crescere in maniera importante. Il vero passo in avanti che ha avuto ultimamente è che Fulvio si concentra 24 ore su 24 ogni giorno su DDS,
E io, avendo diciamo ceduto dei miei aspetti lavorativi in Caffè Borbone, ho molto più tempo per dedicarmi alla DDS. E tutto questo sta portando delle accelerazioni tangibili, in realtà da 4-5 mesi a questa parte, ma che sono già tangibili nell'ambito dell'azienda e che sicuramente tra poco i nostri consumatori, i nostri clienti incominceranno a toccare con mano con prodotti nuovi, sempre più sfidanti, sempre più furbi, se mi permetti di dire, ed esteticamente sempre più accattivanti. Grazie Massimo, io non ho interrotto né te prima, proprio per cercare di tirar fuori il meglio dalle vostre dichiarazioni, perché abbiamo modo di vederci sempre molto poco e in queste occasioni, quella di Venditalia nello specifico, riusciamo a parlare un po' del passato, un po' del presente e qualche volta anche del futuro. In questo caso avremo a brevissimo delle novità per i nuovi modelli dedicati all'OCS e comunque all'erogazione del caffè da parte di DDS, che presenteremo in esclusiva e in anteprima attraverso Vending News, la rivista della distribuzione automatica, e vendingnews.it. Quanto dovremo ancora attendere, Fulvio? Ogni volta che ci siamo visti ultimamente abbiamo sempre preventivato: nella prossima fiera avremo dei modelli nuovi. Poi devo dire, proprio a causa o per fortuna, per quella parte maniacale che Massimo ha nello sviluppo delle macchine, nella perfezione, ed è questo credo che sia anche il nostro punto di forza, che sia sull'altra azienda, sia su Borbone che DDS, ha portato qualche slittamento. Però mi sento molto molto confidente nel dire che nell'ambito proprio di questo fine anno, e il 2005 per noi sarà un anno importante, dove presenteremo una new generation di macchine che, come appunto diceva appunto Massimo prima, saranno esteticamente molto più accattivante, avranno un miglioramento sia in termini di utilizzo dell'inserimento e dell'espulsione della cialda, ma avranno anche un completamento per far sì che oltre al caffè in cialda, o meglio la macchina a cialda, si possa sempre più allineare a un competitor che oggi è la macchina a capsula, che può dare soluzioni alternative al caffè. Questo è quello che noi vogliamo fare. Stiamo aprendo delle partnership con altre aziende che fanno solubili e quant'altro, per cercare di approfittare di questo momento dove la sensibilità al green è talmente evidente, lo percepiamo, e quello che possiamo dire, tu hai detto, è l'azienda che leader nella produzione di macchine a cialde. È vero, però ribadisco una cosa, che questa leadership ce l'abbiamo in un'area geografica che dalla cinta arriva fino giù nella parte dello stivale. Oggi la cialda sta crescendo anche nell'area 1, area 2 Nielsen, nella parte nord. Noi abbiamo la responsabilità come DDS e forse anche qualche altra azienda che colleghi o competitor, nel portare dei progetti credibili, ok, a 360 gradi, per far bene a tutta la filiera dei produttori di cialde, perché il fatto di poter comunque avere una qualità in tazza che è decisamente superiore, un prezzo ridotto del costo della cialda a differenza di una capsula, se permettete, un risparmio energetico, perché le nuove generazioni di macchine nostre hanno una resistenza da 450 watt a differenza di tutte le macchine a capsula che hanno 1200. Se riusciamo a mettere tutto in ordine quello che ci stiamo dicendo, obiettivamente questa azienda, come diceva appunto il mio socio, ha un futuro molto molto roseo, che fa bene a noi ma fa bene a tutta la filiera, a mio avviso. E allora grazie Fulvio, ci sentiamo prestissimo e ci rivediamo appunto un po' prima del lancio delle nuove macchine, proprio per annunciarle in anteprima con tutte le caratteristiche tecniche. Massimo Renda, grazie. Grazie a te, saluti a tutti quanti, e quindi è una promessa, alla striscia della notizia ci mettiamo in loro sul fazzoletto, Vending News avrà l'anteprima delle macchine DDS.